veri professionisti della comunicazione, dell'ufficio stampa e per tutte le persone che devono venire in contatto con giornalisti e media di Roma o di altre province e altre regioni, esiste un software, un sistema studiato appositamente per loro, è lo strumento leader in questo settore, che è l'RP 2.0 della Spazio RP. È un archivio di 100.000 riferimenti di giornalisti e opinion leader. Se noi appunto siamo interessati a individuare i giornalisti di Roma e costruirne una mailing list, possiamo accedere all'area media del software, avremo una maschera di ricerca per testata e una, cliccando qui, per cognome, quindi per giornalista. Se clicchiamo una ricerca per testata, potremo scegliere la regione Lazio oppure direttamente la provincia di Roma e scegliere ad esempio una tipologia di media, quindi quotidiana. A questo punto, dando cerca, otterremo tutti i quotidiani che hanno un raggio d'azione su Roma, quindi sebbene La Repubblica sia un quotidiano che ha sede a Roma, non ci troveremo la struttura generale, la redazione generale che ha un raggio d'azione nazionale e che quindi avrebbe necessitato di scegliere nazionali all'interno di questo campo, ma ci troveremo la redazione locale, quindi che ha la cronaca del posto. Cliccando su questo, ad esempio, avremo una scheda che ci riporta una serie di informazioni utili e poi l'elenco dei giornalisti che ci lavorano. Per ogni giornalista avremo un rigo dove, avvicinando il cursore, comparirà il numero di telefono e fax. La bustina permetterà di inviare immediatamente una mail, ci indicherà in che redazione lavora, se c'è una specializzazione, che incarico ricopre, nome e cognome, e poi il pulsante WIS che permette di effettuare una ricerca in automatico su internet in partnership con 2 o 3 people e che tirerà fuori tutte le informazioni, i recapiti, gli articoli, eccetera, che riguardano quella persona. Ora noi sceglieremo una, due o tutti i giornalisti che ci interessano per la nostra mailing list e cliccando su inserisci selezionati li caricheremo nella lista. Possiamo poi effettuare una ricerca per cognome. Se siamo interessati sempre ai giornalisti di Roma che lavorano all'interno di quotidiani ma che sono specializzati in impresa, industria, servizi, daremo il cerca e otterremo di quelle redazioni che abbiamo visto prima soltanto le persone che più di tutte sono coinvolte in quella tematica. Quindi il nostro software è l'unico che riesce a individuare per ogni testata generalista le persone che più di altre sono interessate a quella tematica, scrivono in quella tematica, che quindi potrebbero volentieri ricevere dei comunicati su quella tematica. Anche in questo caso noi scegliamo la persona che ci interessa e li inseriamo nella lista. Dopodiché, quando avremo completato il nostro lavoro di ricerca, andremo su mailing list e scopriremo tutti i nominativi dei giornalisti che abbiamo scelto e avremo una serie di strumenti che ci permetteranno di utilizzarli. Con questo genereremo dei gruppi di mail evitando i duplicati. Questo ci permetterà di scaricare le etichette. Quest'altro scaricherà un file Excel con tutti i nominativi e tutti i riferimenti e recapiti di queste persone e questo invece scaricherà un file di testo con tutti i numeri di fax delle persone, un file che poi potremo importare nei normali software per l'invio automatico di fax.